stata da parte dell'ente, non c'è stata da parte dell'ente regione nessuna collaborazione inizialmente rispetto a una vicenda che sapevamo tutti interessava in particolar modo la nostra provincia di Matera. E soprattutto oggi a noi non interessa individuare le responsabilità, a noi interessa difendere l'identità storica, culturale di questa amministrazione e promuoviamo questa manifestazione domenica, una manifestazione pacifica che si vuole dare al popolo della provincia di Matera l'opportunità di rivedersi, rincontrarsi e discutere. Avremo la possibilità di confrontarci ben sapendo e ribadendo che tutti i consigli comunali hanno già detto no alla soppressione della provincia di Matera e soprattutto a una annessione confusa. Poi leggiamo sulla stampa di stamattina, in forma ufficiale, che il ministro Patroni Griffi sarà in Basilicata nella giornata di venerdì o sabato. Spero che si venga a rendere conto di quella che è la realtà reale di questa provincia e soprattutto valuti con attenzione come è stato possibile derogare in alcune realtà come Belluno, Sondrio e altre realtà in Italia, che Matera possa avere questa deroga. Se lei fosse stato il sindaco di Potenza, come avrebbe agito? Certo, l'atteggiamento del sindaco Sant'Arsiero è un tantino particolare perché riteniamo che forse, ecco, la gestione coordinata di questa vicenda avrebbe potuto sortire un effetto migliore, né certamente poteva dare a noi tranquillità rispetto a queste scelte quanto veniva scritto o detto in termini molto indefiniti di una ipotesi di avere Matera come capoluogo di provincia ma con gli uffici in altra sede. Se la soluzione doveva essere questa, è previsto già che nel capoluogo di provincia i presidi, le rappresentanze dovessero rimanere e naturalmente dovrebbero garantire la capacità del capoluogo ad essere punto di riferimento del territorio. Io sono ottimista, io non voglio assolutamente né pensare a modi e reazioni fuori di una logica anche razionale, perché ritengo che in questo momento la serenità deve avere il sopravvento. Noi il discorso di aggregazione con la vicina Puglia lo prenderemo in esame nel momento in cui tutte le nostre battaglie che oggi portiamo avanti non avranno successo. La città capoluogo non può fare a meno assolutissimamente di vivere e collaborare con le amministrazioni territoriali. Di questo mi dolgo non per mia responsabilità, perché non sono il sindaco di Matera, ma certamente si poteva fare di più e sono convinto che dopo questa esperienza anche il ruolo di Matera città capoluogo debba essere rivisto, ripreso, ma soprattutto reso più produttivo in termini di collaborazione e soprattutto di sinergie. Un saluto agli amici di Hyper Bros. Oggi siamo nel palazzo della provincia di Matera e siamo con il presidente della provincia Franco Stella e con lui analizzeremo le ultime novità, chiamiamole così, sullo stato di attuazione del riordino voluto dal governo attraverso un decreto. Presidente, quindi il governo ha decretato la fine della provincia di Matera, almeno sul piano formale, attraverso un atto legislativo che poi dovrà essere convertito in legge. Sul piano sostanziale, lei ritiene che questa scomparsa sia stata determinata da fattori politici interni alla Regione Basilicata un po' di tempo prima del decreto? Credo che la cronistoria di questa vicenda chiarisca in maniera forte e definita un percorso un po' anomalo,
non c'è stata da parte dell'ente, non c'è stata da parte dell'ente regione nessuna collaborazione inizialmente rispetto a una vicenda che sapevamo tutti interessava in particolar modo la nostra provincia di Matera. Non dobbiamo dimenticare che la Regione Basilicata non ha impugnato il provvedimento di luglio scorso e che da allora alcuni fatti si sono così susseguiti senza avere un punto di riferimento che gestisse in maniera ordinata e soprattutto corretta questa vicenda. Le ultime ore ci danno notizie anche scioccanti, una Corte Costituzionale che decide di non decidere e che rinvia sine die ogni decisione in attesa di ulteriori modifiche, ulteriori interventi legislativi. È qualcosa che ci lascia un po' molto perplessi e soprattutto oggi a noi non interessa individuare le responsabilità, a noi interessa difendere l'identità storica, culturale di questa amministrazione e promuoviamo questa manifestazione domenica, una manifestazione pacifica che si vuole dare al popolo della provincia di Matera l'opportunità di rivedersi, rincontrarsi e discutere di una questione che è molto particolare. Noi sappiamo anche di eventi analoghi che si sono consumati nelle ore scorse ad Avellino e in altre realtà in cui i territori sono insorti. Noi non intendiamo insorgere, intendiamo prima discutere e poi prendere le nostre decisioni. A questo incontro dei consigli comunali e del consiglio provinciale al cinema comunale di Matera domenica alle 9:30 avremo la possibilità di confrontarci ben sapendo e ribadendo che tutti i consigli comunali hanno già detto no alla soppressione della provincia di Matera e soprattutto a una annessione confusa. Non le sembra un po' tardiva in ordine di tempo questa manifestazione? Non poteva essere organizzata quando il decreto ancora non era stato formulato e quindi non neanche approvato, insomma? Beh, io voglio ricordare a lei e a tutti i nostri spettatori che la provincia di Matera è stata la prima in Italia a impugnare il provvedimento al TAR Lazio. La prima, pertanto non siamo stati con le mani in mano. Questa amministrazione all'unanimità ha condiviso la proposta e il percorso e abbiamo proposto un ricorso al TAR Lazio che non è stato respinto. Il nostro ricorso è stato anche lì, ahimè, sospeso per ulteriori notizie che potessero arrivare dal governo centrale in termini di legislazione. Noi ci siamo mossi tempestivamente e abbiamo chiesto e ottenuto la disponibilità di tutte le amministrazioni comunali che, ripeto, nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, prima dell'ultima decretazione, hanno condiviso con un no secco contro il riordino proposto dall'amministrazione centrale, che poi riordino significa soppressione della provincia di Matera. La vicenda della provincia, della soppressione della provincia di Matera, non crede che abbia trovato impreparati soprattutto i partiti politici di questa regione? E poi un'altra considerazione, più che una considerazione, insomma, mi piacerebbe sentire il suo parere spassionato. Se lei fosse stato il sindaco di Potenza, come avrebbe agito? Beh, io non parlerei di impreparazione in termini di tempistica rispetto alla vicenda. Come sempre accade, molte volte alcuni di noi pensano di avere l'autorità e la competenza e la capacità di gestire alcuni processi. Forse qualche errore è stato compiuto, non certo dalla provincia di Matera che, ripeto, ha fatto solo quello che ha sentito di fare, cioè impugnare il provvedimento, ha invitato anche la Regione Basilicata a fare altrettanto nelle sedi competenti. Questo non è avvenuto certamente non per responsabilità dell'amministrazione provinciale, ma di altri che hanno valutato con serenità, a modo loro, di non opporsi alla decretazione che il governo centrale ha fatto. Certo, l'atteggiamento del sindaco Sant'Arsiero è un tantino particolare perché riteniamo che forse, ecco, la gestione coordinata di questa vicenda avrebbe potuto sortire un effetto migliore, né certamente poteva dare a noi tranquillità rispetto a queste scelte
quanto veniva scritto o detto in termini molto indefiniti di una ipotesi di avere Matera come capoluogo di provincia ma con gli uffici in altra sede. Se la soluzione doveva essere questa, è previsto già che nel capoluogo di provincia i presidi, le rappresentanze dovessero rimanere e naturalmente dovrebbero garantire la capacità del capoluogo ad essere punto di riferimento del territorio. Oltretutto, mi chiedo scusa, oltretutto su questo aspetto forse ci sarebbe stato anche da considerare che se gli uffici delle strutture periferiche dello Stato fossero rimaste aperte nel capoluogo di provincia, non si capisce bene per quale motivo avrebbero dovuto essere soppresse nel capoluogo di regione. Per cui, voglio dire, mi sembra più una questione, come dire, di lana caprina che di effettiva poi disponibilità da parte dello Stato di mantenere aperti uffici anche a Potenza. La provincia di Matera, cioè i comuni della provincia di Matera, si sentono parte integrante di una comunità effettiva, oppure c'è stato uno scollamento tra la città capoluogo e il resto del territorio? Perché la sensazione è che in gran parte del territorio, specie nel Metapontino, non c'è questo senso di appartenenza alla provincia di Matera, così come non c'è in altre aree, come possono essere quelle più collinari. Ecco, la provincia di Matera è un'entità fatta di persone, o è stata o è tuttora una struttura semplicemente territoriale? Beh, ritengo che sia un ente aggregativo, ma soprattutto funzionale al territorio. Non avremmo avuto 31 deliberazioni dei consigli comunali contro il riordino e contro la soppressione della provincia di Matera se queste amministrazioni non avessero avuto, come hanno avuto in questi anni, di presenza anche nostra, l'importanza e soprattutto i rapporti costanti e continui e costruttivi con l'amministrazione provinciale. Questa poi non è un'amministrazione provinciale chiusa nel suo palazzo, ma presente sul territorio, vicina ai comuni. Il dato che lei accennava sulla disarticolazione tra la città capoluogo e gli altri comuni, forse questo è mancato. In effetti non c'è una assonanza, una vicinanza tra i comuni della collina e del Metapontino nei confronti della città capoluogo. Ma questo molto probabilmente deve essere recuperato, ma soprattutto migliorato, perché ritengo che un territorio così importante qual è quello della provincia di Matera, la città capoluogo non può fare a meno assolutissimamente di vivere e collaborare con le amministrazioni territoriali. Di questo mi dolgo non per mia responsabilità, perché non sono il sindaco di Matera, ma certamente si poteva fare di più, e sono convinto che dopo questa esperienza anche il ruolo di Matera città capoluogo debba essere rivisto, ripreso, ma soprattutto reso più produttivo in termini di collaborazione e soprattutto di sinergie con le stesse amministrazioni del territorio. Però vorrei andare oltre questo tipo di argomento. Che cosa c'è dopo la provincia di Matera? In molti auspicano la direzione della statale 99 che porta appunto verso Altamura e quindi in territorio murgiano. Per la verità c'era una vecchia idea, quella della città murgiana, che fu promossa dall'allora sindaco di Matera Angelo Minieri in coordinamento con gli altri sindaci dei comuni della fascia murgiana, in particolar modo con Altamura, Gravina, Santeramo, Gioia del Colle, La Terza e Ginosa. Ecco, qua dove va la provincia di Matera? Quale sarà il futuro? Si scioglierà definitivamente come entità e anche come comunità, oppure continuerà a vivere sotto altre bandiere o forse anche sotto altre forme? Io sono ottimista. Io non voglio assolutamente né pensare a modi e reazioni fuori di una logica anche razionale, perché ritengo che in questo momento la serenità deve avere il sopravvento. Ci sono modi per reagire, ci sono modi per protestare. Noi attendiamo con
serenità le decisioni anche di conversione del decreto, la pronuncia della Corte Costituzionale, che noi riteniamo non superata nel modo più assoluto, un TAR Lazio che deve assolutamente riscontrare un ricorso e soprattutto far capire al Governo centrale che non si possono imporre regole senza dare il tempo ai cittadini, ai destinatari di questo provvedimento, l'opportunità di adattarsi e modificare gli eventuali requisiti richiesti. Dobbiamo ricordare che nella decretazione di luglio loro hanno imposto che la fotografia era definita a quella data, cioè non si dava e non si offriva la possibilità a noi di creare condizioni per ottenere quei requisiti o superare e assolvere i requisiti previsti, che erano quelli del numero dei cittadini, degli abitanti e quello dei chilometri quadrati. Noi avevamo uno dei due elementi obbligatori per essere così confermati come provincia, non abbiamo quello anagrafico, ma non ci è stata data nemmeno la possibilità di raggiungere questo requisito, né con una ipotesi di aggregazione con la vicina Puglia, con tanti comuni che già nei mesi scorsi e negli anni passati avevano manifestato un interesse forte ad aggregarsi e a discutere con noi per la creazione di un'area murgiana, né è stata data la possibilità a noi di aprirci a un'ipotesi referendaria, perché noi sappiamo che nel momento in cui si vanno a eliminare organi costituzionalmente previsti si debba dare la possibilità agli stessi cittadini l'opportunità di scegliere e soprattutto di creare delle alternative. Noi il discorso di aggregazione con la vicina Puglia lo prenderemo in esame nel momento in cui tutte le nostre battaglie che oggi portiamo avanti non avranno successo. Però noi siamo persuasi, convinti, che in sede di conversione anche i parlamentari di tutti i partiti, anche in riferimento a quanto hanno pubblicamente dichiarato, ci possa veramente essere da parte loro un impegno diverso per modificare in sede di conversione il dato della cancellazione della provincia di Matera, un dato che ci preoccupa perché anche sotto l'aspetto storico, culturale, ma anche in termini di servizi che vengono resi come amministrazione al territorio, sono convinto che chi pagherebbe il maggior fio sarebbe proprio la popolazione, e credo che questo oggi non ce lo possiamo consentire, specie in un momento particolare di grave recessione e di crisi.